Siamo a Napoli, dove si sta concludendo il 48esimo congresso nazionale dei neurologi italiani. Qui termina anche il mandato del professor Leandro Provinciali, che per 2 anni ha guidato questa prestigiosa società. L'abbiamo incontrato per fare con lui un bilancio delle attività svolte. Professor Provinciali, allora incominciamo con le attività, diciamo così, che lei e il consiglio direttivo avete portato a termine dal punto di vista organizzativo. Quali sono le novità di questi ultimi 2 anni? Le novità sono indubbiamente incoraggianti e gratificanti dal punto di vista generale, perché nell'ambito organizzativo abbiamo aggregato la comunità neurologica in tutte le sue caratteristiche operative, quindi diversi setting ospedaliero, universitario, ambulatoriale, e nell'ambito delle relazioni e dei confronti ci siamo posti a disposizione sia degli altri specialisti che dei gestori della sanità. Questo per noi è stato un elemento particolarmente significativo, perché ha consentito di porre l'accento sulla rilevanza clinica e sociale delle malattie del sistema nervoso, che sono il maggior impegno di spesa nel mondo occidentale. E senti, dal punto di vista scientifico, la SIN cosa ha realizzato? Quali sono un po' le cose più importanti che avete portato a termine in questi 2 anni? È difficile parlare in termini specifici dei singoli settori, però forse è importante ricordare che l'Italia in questo senso, la neurologia italiana in questo senso, è al terzo posto in Europa dopo la Germania e dopo l'Inghilterra per produttività scientifica, e se si rapportano questi prodotti alla disponibilità di risorse, forse è ancora più avanti. Questo serve a dire che in ambito scientifico la società è sicuramente significativa e sta facendo proprio un'operazione di reclutamento per dare a tutti i setting, cioè gli ospedalieri, territoriali, universitari, la possibilità di una visibilità scientifica ampia. Senta, le sfide ancora da vincere, professore? Ma forse di far capire agli organismi gestionali la necessità di un'appropriatezza nel bilancio assistenziale e nella valutazione assistenziale. In altri termini, sarebbe sciocco continuare a far riferimento soltanto al criterio di urgenza, cioè intervenire presto, se non si interviene bene. È stupido pensare che una malattia neurologica che si esprime con acuzie possa essere risolta in un intervento di pronto soccorso, se questo non è poi destinato alla presa in carico di un paziente complesso. Senti, professore, per la sclerosi multipla i farmaci nuovi sono tanti, l'Italia si è dotata di un'organizzazione direi quasi unica al mondo, quindi diciamo i pazienti hanno una delle migliori assistenze che è possibile ottenere. Nel caso dell'Alzheimer il bilancio non è ancora tanto positivo, cosa si sta facendo? Ma si stanno facendo 2 cose che sono indubbiamente significative. La prima è la definizione del miglior modo di valutare il paziente. E qui ci sarà uno studio che finanziato dall'AIFA, dal Ministero della Salute, che porterà nella comunità internazionale i criteri più appropriati per la verifica clinica e quindi per l'utilizzo dei farmaci che verranno, che saranno ad altissimo costo e riservati ad una coorte molto limitata di pazienti. E quindi è chiaro che qui uniamo competenza ad efficienza.